prima mossa dell'inclusione di cui parlavamo prima dovesse essere indirizzata a chi al governo si candida, cioè tradotto. Parliamo di inclusione, prima di tutto includiamo le forze, cioè cerchiamo di essere inclusivi per quello che riguarda chi è che vorrebbe, ispirandosi a questi principi, governare la città. Pertanto abbiamo cercato la condivisione su obiettivi programmatici da noi elaborati, immaginando di unire i principali punti di convergenza di diversi soggetti in campo, dai partiti, dai movimenti all'altra espressione di cittadinanza attiva, in un unico ampio schieramento rappresentato da un candidato scelto con adeguati sistemi di partecipazione, quali le primarie di coalizione. Tanto per fare un esempio, purtroppo non si sono verificate le condizioni perché ciò avvenisse. Abbiamo però ritenuto che al fine del cambio di politica auspicato per il Comune sarebbe stato sbagliato porre un ulteriore candidato in uno schieramento che vede programmi pressoché analoghi, perché ciò sarebbe stata la premessa per una divisione ed un'ulteriore disaffezione dell'elettorato alimentata oltre che dall'aritmetica, perché se in uno schieramento ci si divide in tanti voti poi alla fine nessuno raggiunge un risultato soddisfacente, anche dall'induzione nei diversi soggetti in gioco a sottolineare le differenze e a mettere in ombra le proposte altrui al fine di indirizzare le scelte. Quindi abbiamo, riteniamo noi responsabilmente, rinunciato a candidare un nostro rappresentante alla carica di sindaco e, trattando pazientemente sui punti programmatici, abbiamo sottoscritto un patto di coalizione di centro-sinistra a sostegno del candidato Antonio Marco Vincenzi. Di Antonio ci convince la consapevolezza, poi lui mi dirà se mi deve smentire, che in un momento così difficile, ad un cambio di indirizzo e di metodo che noi riteniamo necessariamente risoluti e netti, non potrà corrispondere un altrettanto rapido miglioramento delle condizioni della nostra comunità, perché le cose si sono ormai consolidate in certi, diciamo, in certi metodi, in certi sistemi, in certi corpi. Quindi bisognerà avere pazienza per ricostruire, che occorrerà mettere in conto un lavoro duro, lento e graduale di ricostruzione e consolidamento di un tessuto sociale che è ancora vivo, abbiamo verificato a Falconara, ne siamo convinti, ma è fortemente logorato. Ci convince, di Antonio, l'umiltà, intesa come qualità, e con cui si è presentato nei quartieri per sentire dai cittadini quali sono i problemi, quelli drammatici, purtroppo sempre più diffusi, ma anche quelli spiccioli legati alla quotidianità che li arroverano, e per sentire com'è la città che vorrebbero, l'amministrazione che vorrebbero. Questo primo passo del progetto va incontro alla nostra convinzione che l'istituzione deve necessariamente mettere in atto un rinnovato patto di cittadinanza per una reale partecipazione che consenta di assumere decisioni nell'interesse generale sulla base di conoscenze approfondite e solide motivazioni. Che cosa intendo? Che l'amministrazione non può essere convinta e autoreferenziale nelle scelte che fa. Ha bisogno, uno, di capire, conoscere e ascoltare, cosa che sta per esempio facendo adesso in questa campagna che ha appena terminato Antonio Marco Vincenzi, ma che dovrà continuare a fare per tutto la durata del suo mandato, del suo mandato. E oltretutto c'è da chiedere proprio una partecipazione attiva, un impegno personale diretto alle persone, nel senso che ci deve essere un do to des, uno scambio continuativo tra la cittadinanza, al nostro modo di vedere, e l'amministrazione, perché altrimenti rischiamo di scollarci e poi magari si fanno delle cose che non sono così efficaci come dovrebbero essere, o non sono quelle che magari la gente si aspetta di più, la gente intesa nell'utilità generale, no? Del singolo o delle singole persone. Per quanto ci riguarda, la nostra presenza in maggioranza sarà finalizzata a far sì che i temi che noi riteniamo più importanti, gli obiettivi che sono individuati nel programma, siano perseguiti guardando al bene della collettività e al futuro della città, anche se le scelte dovessero andare contro interessi particolari consolidati e rendite di posizione finora mai messe in discussione. La nostra lista è rappresentata da 9 donne e 7 uomini, differenti per età, storie ed esperienze del personale, ambiti di interesse. Solo una parte dei candidati è scritta a Sermo, tutti siamo comuni all'idea che oggi più che mai prima la rinascita della società e della buona politica devono partire dai territori, e quindi pensiamo che è la cosa forse anche più facile e più diretta di impegnarsi per il bene della propria città, per attivare
quel cambio di passo, di mentalità, di cultura collettiva e anche politica che dovrà informare anche i livelli superiori dell'amministrazione. Crediamo che